Ciao ragazzi, siamo qui alla Discovery oggi, ma non per partire. Settimana scorsa, quando siamo partiti su a Campo Imperatore, la mattina, quando ho portato Maya a fare i bisogni, ho spiegato un po' tutta la situazione e preannunciato cosa sarebbe successo a breve. Per qualche strano caso, la GoPro ha registrato tutto in Hyperlapse. Quindi non si è sentito nulla di quello che ho detto. Ho parlato circa quasi 10 minuti senza risultati, quindi adesso vi descriveremo cosa è successo. È arrivato il nostro nuovo materasso per la mansarda. Perché abbiamo cambiato materasso? Questo che c'era è praticamente nuovo perché il camper aveva camminato pochissimo e anche di buona qualità, quindi è stata usata una schiuma ad altissima densità e probabilmente è proprio quello il problema. E soprattutto io, che dormo praticamente molto di lato, il materasso che c'è è veramente veramente duro, quindi mi svegliavo più volte a notte con dolori alla spalla, spalla addormentata. E così abbiamo deciso di cambiarlo. Anche abbastanza pesante. Siamo in fase di smontaggio degli altri materassi, perché sono due, eccoli qui, che incarteremo così come questo che abbiamo tolto dal letto qui sotto. Questo letto sopra ce lo lasciamo e poi li porteremo tutti e tre dalla casa dei genitori di Ramona, che hanno un po' più spazio, e quindi il viaggio di domani e di domenica sarà dedicato a questa cosa qui. Porteremo i materassi dei genitori di Ramona e faremo un giro da quelle parti, decideremo domani. Intanto aiuto Ramona perché lì su fa veramente caldo, perdonate la poca luce, ma siamo sotto la tettoia del rimessaggio e quindi ne entra poca. Abbiamo acceso qualche luce, ma Magari teniamo una sorpresa qua. noi proseguiamo. Il nostro materasso si sta gonfiando. Adesso Giuliano toglie l'involucro di carta. E lo posizioneremo bene. Serve una mano? L'amato Victorinox, faccio pubblicità? Sì, questo saranno forse 15 anni che ce l'ho. Strano che io ancora non te l'ho È un perso. grande compagno di viaggio, fa tutto. Un giorno vi farò vedere anche questo. Vedo che Salgo io? dovrebbe uscire. No, non esce. Salgo. No.
Dai. Lo faccio vedere. Ecco qui. Ha il lato in memory. Entra perfettamente. Che caldo. E adesso ci auguriamo sonni migliori. Poi lo proviamo e lo proveremo e vedremo come ci si dorme. Ma già la prima impressione sembra buona. Anche i materiali. Ci vediamo più tardi. Ciao ragazzi, siamo sempre in montagna, questa volta a Campocatino, nel comune di Guarcino, in provincia di Frosinone. Siamo saliti qui dopo aver posato i materassi a casa dei genitori di Ramona, che sono di Alatri, e è qui vicino a pochi chilometri, e adesso siamo venuti a passare il pomeriggio e la nottata qui in montagna. Ci troviamo a 1800 metri, l'arietta è gradevole, non fa freddo e neanche caldo, fortunatamente. Adesso vi faccio vedere un attimo il posto. Lì su c'è il parcheggio dove siamo con la nostra Discovery. E adesso non ci resta altro che testare il nuovo materasso questa notte. Ci vediamo più tardi. Buongiorno a tutti. Dal sorriso possiamo dedurre che il materasso è veramente comodo, nulla a che vedere con quelli che c'erano prima, dolori praticamente assenti, peccato che un paio di gruppi di escursionisti notturni, sia a cavallo che a piedi, abbiano fatto un po' di confusione questa notte e ci hanno svegliato più di qualche volta, però vabbè. Siamo talmente contenti del materasso che passiamo soprattutto. Adesso Maya si è svegliata e la porteremo a fare i bisogni. Ci vediamo dopo. Diciamo qualche altra parola sul materasso, così concludiamo. E ripeto, la fattura è ottima, i materiali anche. E ha superato eccellentemente la prima prova sonno, e quindi per noi è tutto ok, è tutto un altro dormire, quindi siamo pienamente soddisfatti. Lo abbiamo acquistato online su una pagina trovata su Facebook, così frequentando i gruppi di camperisti, e da Camperista Dormiglione, nome molto carino, ottima scelta. Fanno i materassi su misura, qualsiasi tipo di misura, e a questo punto abbiamo toccato con mano anche di ottima qualità, e quindi lavorano molto bene, sono italiani, ha rispettato pienamente i tempi che ci aveva detto all'acquisto. Spedizione velocissima e niente, siamo pienamente soddisfatti. Magari vi mettiamo i link sotto nei commenti,
se volete dare un'occhiata anche voi, sicuramente rimarrete soddisfatti. Ci vediamo alla prossima avventura.